Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, beh, me l'avete chiesto in molti da quando l'ho acquistato. Mi avete detto: ma perché non ci parli un po' del tuo computer, quello che nuovo che hai acquistato? Allora, ragazzi, sì, eccolo qua, lo tengo qui tra le mie mani, il famosissimo Lenovo ThinkPad X230, quello là di cui vi ho mostrato anche in alcuni scatti su Instagram. Vi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Allora, non vi ho portato subito un video dedicato a lui perché lo utilizzo da circa 3 mesi, non mi ricordo bene, ma potete basarvi dal video unboxing che vi lascio qua in alto a destra nelle schede, per me alla mia sinistra e qua in basso nella descrizione. Quindi basatevi su di quel video e vi renderete conto da quanto lo sto utilizzando. Allora, come vi stavo dicendo, io non vi ho portato un video dove vi parlavo di lui dopo una settimana o magari 2 settimane, perché sarebbe stato veramente molto prematuro, quindi non avrei avuto la possibilità di testarlo a fondo, ma dopo vari mesi di utilizzo sono pronto a parlarvi di lui. Questo video non sarà una vera e propria video recensione su di lui, ma sarà una breve chiacchierata, là dove vi parlerò del perché del suo acquisto e vi presenterò un po' lui e della mia esperienza utente. Ma direi di partire subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, eccoli qua, lo potete vedere qua già acceso, ma iniziamo subito a parlare di lui. Iniziamo a parlare di quella che è la parte estetica. Allora, punto 1, non è che abbia un design innovativo come si può vedere sugli ultimi notebook, ma a me va bene così, quindi è riuscito a soddisfare le mie richieste. Ma partiamo a parlare di quello che è il materiale che troviamo sulla parte superiore di questo computer, un trattamento antimpronta, oleofobico, opaco, quindi qualsiasi sarà il suo uso, non andrò mai a lasciare impronte nella parte superiore di questo computer. Come potete vedere, non ha nemmeno uno spessore molto piccolo, ma a me va bene così, basta che io riesca a trasportarlo, perché io adesso ve lo dico subito: questo computer l'ho acquistato principalmente per alcuni motivi. Uno dei primi è quello là che riguarda l'editing dei video. Allora, se vi ricordate il mio vecchio HP 254, durante la fase di editing, per quanto riguarda l'anteprima in fase di editing, dovevo abbassare la risoluzione al massimo e dovevo sperare che andasse bene. Mentre invece con questo qua, come potete vedere da questa clip video, in questo momento che sto editando, ho impostato l'alta risoluzione e, come potete vedere, nessun tipo di problema, scorre tutto tranquillo. Beh, devo dire che almeno questa cosa è riuscita a soddisfarla. Un altro requisito che mi ha soddisfatto di questo computer è sicuramente la portabilità, perché rispetto al 15.6 dell'HP 254 che avevo prima di questo qua, beh, devo dire che è molto più compatto, maneggevole, riesco subito ad inserirlo nel mio zaino tech. Credetemi, alcune volte penso di averlo dimenticato, ma non è così, perché è anche leggero, sta lì dentro e quasi il suo peso non lo si nota. Allora, vi dico un altro punto a favore di questo computer, che è sicuramente la batteria. Ve lo riapro di nuovo così lo potete rivedere acceso, che al suo interno abbiamo una batteria da 4800 mAh che ho avuto modo di testare in alcuni ambiti. Partiamo dall'utilizzo stressato di questo computer. L'utilizzo che ne faccio io, beh, un utilizzo veramente molto molto stressato, di cui varia dalle 3 alle 4 ore di autonomia. Mentre invece se facciamo un utilizzo medio, varia dalle 4 alle 5 ore, mentre invece se facciamo un utilizzo basilare arriva addirittura a coprire le 6 ore di autonomia. Quindi devo dire che per quanto riguarda la batteria, ragazzi, è veramente ok. Ma passiamo a parlare di quello che ci offre il computer per quanto riguarda sia gli ingressi, sia i LED e tutte quelle varie cose messe a nostra disposizione. Sulla parte superiore troviamo alcuni LED come il LED d'accensione e il LED della batteria, mentre invece non appena apriamo il display abbiamo una fotocamera da 2 megapixel accompagnata da un primo microfono di sistema, nella parte inferiore un secondo microfono di sistema apposta nella parte bassa della cornice.
luce, mentre invece sulla barra posta proprio sotto al display troviamo tutti i pulsanti come accensione e spegnimento, il pulsante che ci consente di silenziare il volume, il pulsante che ci consente di controllare il volume, il pulsante che ci consente addirittura di spegnere il microfono ed un altro pulsante che ci consente di attivare alcune utili funzioni. Sulla parte sinistra troviamo uno switch che ci consente addirittura di mettere in modalità aereo il computer, due ingressi USB 3.0, un ingresso mini DisplayPort, un ingresso VGA e un ingresso che ci consente di aggiungere altri tipi di memorie esterne. E infine troviamo una prima griglia che consente di dissipare il calore. Sulla parte destra invece troviamo un altro ingresso USB 3.0, un ingresso per le micro SD card, abbiamo un ingresso Ethernet e un ingresso da 3,5 mm che ci consente di utilizzare alternativamente sia un microfono e sia delle cuffie. Mentre invece sulla parte posteriore troviamo il connettore proprietario per la ricarica ed una seconda griglia che va a dissipare il calore. Ma parliamo di quelle che sono le caratteristiche di questo computer. Allora, le caratteristiche di questo computer, quando l'ho comprato, poi vi dico la piccola variazione. Parlando delle caratteristiche di questo Lenovo ThinkPad X230, abbiamo un processore Intel Core i5-3320M da 2,6 GHz, accompagnato da ben 8 GB di RAM e 160 GB di memoria interna SSD. Allora, voglio soffermarmi un po' per quanto riguarda la memoria RAM, perché quando l'ho comprato era di 4 GB di RAM, ma grazie al mio collega di cui mi ha regalato un modulo RAM da 4 GB mi ha consentito di portarlo a 8 GB. Allora, adesso fatto sta che già con 4 GB questo computer funzionava davvero da Dio, ragazzi. Una cosa a dirlo e una cosa a utilizzarlo, ma adesso che ho montato un secondo modulo RAM da 4 GB che me l'ha portato a 8, come direbbe il buon Gesualdo Monaco, ragazzi, è un petardo, basta, non aggiungo più nulla. Ma andiamo a parlare di quelli che sono alcuni particolari di questo Lenovo ThinkPad X230. Ma io voglio iniziare a parlare di un primo particolare, ovvero la tastiera. La tastiera, bella tastiera, rivestita non da quella, diciamo, come oserei dire, plastica che si vede su altri notebook di questo genere, ma è rivestita, diciamo, tipo di un materiale gommoso che rende la pressione dei pulsanti davvero piacevole e soprattutto silenziosa. Ma io direi di non perderci in chiacchiere e per questo vi ho preparato proprio una clip. Come avete potuto sentire, la pressione dei pulsanti, beh, è davvero, si sente davvero poca, soprattutto silenziosa, e non crea nessun tipo di fastidio se ci troviamo in ambienti davvero silenziosi. Quindi non crea nessun tipo di fastidio magari chi si trova accanto a noi o altri tipi di ambienti silenziosi. La pressione dei pulsanti, beh, per me ok. L'altra cosa di cui voglio parlarvi è il touchpad. Il touchpad porta con sé la replica dei pulsanti destro e sinistro. Cosa vuol dire? Come potete vedere, il touchpad nella parte superiore troviamo i due pulsanti destro e sinistro, accompagnati da quella piccola striscietta rossa che fa davvero la differenza. Ma quei due stessi pulsanti li troviamo nella parte inferiore del touchpad, proprio nella parte bassa, che sostanzialmente svolgono le stesse funzioni.
quindi inutile andare avanti e parlare di questi pulsanti replicati. Ma troviamo altri due pulsanti che lavorano in accoppiata, ovvero il pulsante centrale che è presente nella parte superiore del touchpad, ovvero tra il pulsante destro e sinistro, che se tenendo premuto quel pulsante e utilizzando contemporaneamente quel pulsante sfioramento rosso posto proprio nella parte centrale della tastiera, possiamo scorrere i testi all'interno di una pagina. Beh, devo dire che questa funzionalità è davvero molto molto comoda, però devo dire che io i touch beh ragazzi veramente lo utilizzo pochissimo, perché con me viaggia sempre e comunque il mouse M235 di Logitech, che per me è insostituibile. Ma ragazzi, la vera chicca di questo Lenovo ThinkPad X230, beh, non credevo che fosse implementata una funzione del genere, che a me è tornata utile in molti casi. Allora, vi faccio una domanda. Vi è mai capitato di trovarvi al buio, nel senso che magari stavate lì scrivendo al buio qualcosina, a lavorare al buio con il vostro computer? Beh, a me sì, è capitato in molti casi. Soprattutto io che condivido la cameretta con mio fratello e lui odia moltissimo la luce accesa. Beh, ragazzi, tenendo premuto il pulsante FN di cui attiva alcune utili funzioni, con la semplice pressione della barra spaziatrice andremo ad attivare la luce che va ad illuminare la tastiera. E voilà, una luce posta proprio nella parte superiore della cornice del display vicino alla fotocamera. Beh, devo dire che questa chicca, ragazzi, ha fatto veramente la differenza. Mi è tornata utile in molti casi. Ma mi dimenticavo di parlarvi un po' della parte bassa di questo computer, perché nella parte bassa, per chi fosse interessato a saperlo, magari per chi fosse interessato all'acquisto di questo computer, deve sapere che nella parte bassa, beh, oltre a trovare tutti quei scompartimenti da là dove vanno ad alloggiare i moduli RAM, tutti quegli switch che ci consentono di rimuovere la batteria, abbiamo anche un connettore per poter collegare una dock station. E una dock station, beh, questo è un discorso a parte, perché poi ve ne parlerò più avanti. Ma se volete sapere qualcosa, beh, vi anticipo già qualcosa, che la dock station ha questo computer e costa veramente pochissimo. Vi ripeto, è un discorso che vi porterò più avanti. Consente di avere altri tipi di ingressi USB, ingressi video secondari. Beh, devo dire che va ad estendere veramente di molto questo computer. Quindi ragazzi, beh, che devo dire, io non sono entrato in quelle pippe da video recensore, perché beh, altrimenti l'avrei tirata veramente molto molto per le lunghe. Quindi direi che io finisco qui, per me ho parlato già troppo, non so per voi, fate voi, fatemelo sapere qua in basso nei commenti. Quindi direi di chiudere qua questo video. Quindi io direi di farmi sapere la vostra qua in basso nei commenti, e soprattutto scatenatevi sia con i commenti sia sui like su di questo computer Lenovo ThinkPad X230, e nel caso voi lo vogliate acquistare, qua in basso nella descrizione trovate il link diretto a eBay di cui lo stesso venditore che io l'ho acquistato. E ragazzi, io l'ho acquistato addirittura a meno di 190 euro, e mi è arrivato con sistema operativo Windows 10 Home in lingua straniera, che poi ho italianizzato io, ma questi sono particolari, chiunque lo può fare. Quindi beh ragazzi, veramente basta tirarla per le lunghe. Finisco qua questo video, adesso parte solita animazione. Partita l'animazione che vi sta a ricordare di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, e soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove vado a pubblicare quasi costantemente e quasi ogni giorno tutti gli aggiornamenti di questo canale, quindi vi raccomando, seguitemi anche lì. E per il resto credo di aver fatto la mia chiacchierata, e non ci resta altro che vederci domenica mattina qui alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!